Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro secondo canale La Coppia che Scoppia Vlog. Allora, oggi faremo una challenge bellissima. Andremo a comprare degli alimenti e dovremo fare un primo e un secondo. Chi spende meno soldi vince la sfida. Ovviamente devi fare un piatto bello lì, cioè te lo dico perché che tu sei abituata a barare. Non no. È che compri un'arachide e così spendi 2 centesimi e pensi di vincere, no. Però sono convinta del fatto che batterò Mirko, perché comunque i supermercati sono cari al giorno d'oggi, molto cari. Da quando non c'è più la lira, cioè. Sì, ma sono cari per te, ma sono cari anche per me. Non è che per me c'è lo sconto. Ma tu... Mancava a tutti questo naso. Nala è una gioia e io in questo momento sto cercando di rincorrerla. Alice sta cercando su Google degli indizi perché lei non ha idee, vero Ali? Ho detto che tu hai appena cercato senza... con la telecamera spenta. A telecamere spenta anch'io l'ho fatto. No, in realtà non ho trovato niente, adesso quindi cercherò qualcosa dal nulla. Stavo pensando per secondo di fare delle bruschette, però mi sembra veramente troppo povera come cosa, cioè nel senso troppo scontata e semplice. Poi sicuramente Alice mi criticherà, ma così è troppo facile. Sapete com'è lei, la conoscete benissimo. Sto cercando di spiarlo per capire cosa vuole comprare. Ma ancora niente. Come mai ancora niente? Io pensavo di fare una pasta con la crema di zucca e carote. La crema di zucca ovviamente la so fare perché sono bravissima, però ci vuole troppo tempo perché bisogna far bollire la zucca, frullarla, far bollire le carote, pelarle, farle bollire, eccetera eccetera. Quindi ho trovato una roba surgelata e pensavo di optare per quello. Ora vi faccio vedere. La crema di zucca che ho deciso di comprare è questa qua, vellutata di zucca e carote. Viene 2,05 euro. Decido di prendere le mezze maniche rigate che costano 65 centesimi. Spiamo Alice. Ok, nel reparto pasta. Ops. Raga, io vado con il primo acquisto, i piselli, 69 centesimi, sottomarca ovviamente. Secondo me è la scelta giusta, ora capirete perché. Siccome i piselli sono dolcissimi, serve la nota salata, quindi ho tipo pancetta, prosciutto, guanciale. Il problema è che costano care quelle cose, quindi devo trovare un'alternativa assolutamente. La pasta che costa di meno, e tra l'altro è pure buona la Voiello, perché in sconto 48%. Prendo questa, con i piselli è buona questa qua, 65 centesimi. Cipolla 14 centesimi. Per ora ho fatto un calcolo e sono più o meno a 2,70 euro, facciamo, e mi manca la pancetta. E cercherò il meno caro in assoluto. Sai che ho trovato la pancetta che fa per me ed è questa qua, 1,29 euro, quindi direi che va benissimo e prenderò questa. Le zucchine bio 78 centesimi, una zucchina, assurdo. Raga, io concludo con delle bruschette come secondo. Costano 79 centesimi questa qua, io la taglio a fettine e avanzerà un po' purtroppo. Pomodoro 42 centesimi, uno. Come secondo ho trovato questi hamburger, 2 hamburger che costano 1 euro. Ho ancora 1 euro di budget, quindi lo abbinerei con qualche verdura. Sì, forse ho trovato il contorno per l'hamburger, quindi questi piselli che costano 69 centesimi. Dunque Mirko, io secondo me... Hai vinto, dici? No. Hai perso? Secondo me ho perso. Io non so se prendere il formaggio perché è quell'euro in più che mi potrebbe... Infatti no, evita. Ma no, io non lo compro il formaggio. Ma no, così sfora, dai. Sì, ma allora la mia la mangi senza formaggio. Oppure baro e uso quello che ho già a casa. Farò così. Tanto tu non mi stai ascoltando. Attenzione. Anche il formaggio che costa 1,19 euro. Secondo me questo qua mi farà perdere. Preso, tieni tutto in mano. I miei zingari. No, non guardare. Anche Mirko ha finito, quindi possiamo andare a pagare in casse separate ovviamente. Sì, ho appena pagato la mia spesa. Questa challenge la perdo io. Esaminiamo la spesa di Alice. Cosa hai preso? Ho preso la vellutata di zucca e carote, mezze maniche, un barattolo di piselli, gli hamburger di pollo e la pancetta. Allora, i piselli li abbiamo presi uguali. Cara Alice, adesso è il momento che tutti stavano aspettando. Quanto ho speso? Mostra lo scontrino. 5,68 euro. Pasta Voiello, stessa marca di Alice, però è diverso il modello. Queste qua sono tipo delle... Come si chiamano? Conchigliette. Le conchigliette, credo. Conchigliette, perfetto. Le pipe, c'è scritto. Formaggio, questo me lo potevo tranquillamente evitare. L'ho pagato tipo 1,19 euro. Un pomodoro. Un pomodoro. Cioè, ragazzi, un pomodoro l'ho pagato 42 centesimi. Tanto. È tanto, un pomodoro, cioè, raga, non è che dice un pacchetto. Sì. Una zucchina bio, 78 centesimi. Ma l'ho presa bio perché ho sbagliato. Cioè, in realtà non avevo visto l'altra normale che costava 40. Ho preso questa che costa 78. Ma è furto comunque, 80 centesimi. 78 centesimi una zucchina, devo dire che fa
un po' ridere. Piselli della stessa marca di Alice. Eccoli qua. Identica. E per finire, una cipolla. Ho speso esattamente 4,72 euro. Ho dimenticato il pane, guardate. Abbiamo deciso di non svelare ancora i nostri piatti, esatto. Di modo che lo vediamo direttamente impiattato. Ti piace la cipolla, Alice? Pensa che l'ho pagata 14 centesimi. Tanto ormai ho perso, quindi ti posso dare 8 centesimi e mi presti la cipolla. E ne presto metà? No, anche solo un quarto, non è che mi serve tutta quanta, eh. Anzi, se me la peli pure tu, mi per favore. No, è il fatto che devo vedere se mi avanza. Ma sì che ti avanza, ma smettila. Devo fare due cose con questa, il primo e il secondo. Ok, adesso iniziamo il tagliamento. Ah, gli occhi. Madonna, ragazzi, c'è da piangere. Grazie che hai pianto anche per me. Ragazzi, non si vede, ma mi fa le lacrime. Grazie, amore, continua a pianto, anche me ne prendo un po', eh. Non prenderti quella sminuzzata pezza di merda che ci ho messo 3 ore. Grazie mille, amore. Mi dovete fare vincere la challenge solo per questo, per quello che sto patendo tagliando questa cipolla. Io ho messo una padella sul gas con dell'olio e una pentola con dell'acqua che dovrà andare a bollire. E ora metto il soffritto. Cioè, zucchina bio di sto cazzo. Io sto friggendo la cipolla in questo istante, dopo vi faccio vedere gli step successivi. Ragazzi, mi sa che sto facendo un errore, ma non voglio che Mirko guardi. Ma quando cavolo finisce questo effetto di lacrimogeni? Cioè, in guerra altro che i lacrimogeni. Portano una cipolla a 14 centesimi e uccidono il nemico. Si sta cremosizzando, non so se esiste questo termine. Prima era tanto liquido, mentre adesso sta diventando più cremoso ed è quello effetto che cercavo io. L'ultimo step, prima di iniziare a cucinare, devo scolare i piselli. Ecco qua, e io metto l'olio abbondante, cipolla. Ciao, ho già capito. Zucchine, i piselli e farli saltare tutti insieme. Giriamo. Devi mettere un coperchio per far sì che cuoci in fretta. Esatto. Paura che la cipolla rimanga cruda, secondo me devo mettere prima la cipolla. Adesso mi serve un coperchio. Perfetto. Del pane in una teglia con dell'olio. Quindi io presumo siano bruschette con i pomodori. Io ho detto la cipolla, tanto visto che la devo già prendere per il primo, la usi anche per il secondo. Devo dire una cosa, la temo perché ha un bellissimo aspetto la sua pasta. Ho assaggiato di nascosto un pezzo della sua salsiccia. Guardate quanto sono onesto, è un po' salaticcia. Quindi cerca di compensare mettendo poco sale nell'acqua. Un punto in più per me, per l'onestà. Mirko è un pezzo di sterco. Siccome mio padre mangia sempre cose sane, verdure, ha appena detto a telecamere spente, perché mio padre farà il giudice, però non sa quale piatto sia mio o quale suo, ha detto cerco di conquistare Guido con le verdure. Vabbè, però nel mio primo c'è la crema di zucca e carote. Sì, ma c'è il salame, è pieno di grasso. Tuo padre odia il grasso, Alice. Dico quanto olio l'hai messo dentro il tuo condimento, allora. Secondo me hai fatto un errore che ti farà perdere la partita. Questo è il primo abbinamento, primo e secondo. Questo è il secondo abbinamento, primo e secondo. Dice presenta i piatti. Ok, allora questo piatto è crema di zucca e carote con il soffritto di cipolla e salsiccia affumicata. Questo, vabbè, hamburger e piselli, lo vedete anche voi. Soffritto di cipolla con piselli, zucchine e formaggio. E poi la spolverata di neve sopra. Ok. Bruschetta al pomodoro con cipolla e olio e il contorno di zucchine, piselli. Ok, e perfetto. Basta. Allora, iniziamo con il primo di Alice. La sfida è questa. Alice sente la tensione. Guarda che non lo dice, ma come MasterChef? No, alla fine si deve dire. Ma devo mangiare in parallelo? Questo? Non so, prima tu. Sì, no, vabbè, un assaggio, poi adesso un assaggio di questo. Un assaggio di questo. A parte che sono freddi, È freddo. Un hamburger. Io non so manco se è giusta di sale, non l'ho neanche assaggiata. Guarda che non ho detto niente, però. Dopo ti dico una cosa. Secondo me Guido è un giudice severissimo, sì, anche vero? Anche le bruschette. Vabbè, non è, se vuole, cioè. Secondo il mio modestissimo parere. Aspetta, prima l'impiattamento. Esteticamente, non c'è. Secondo me questo è una parte anche più bella. Troppo piatto, il piatto troppo pieno, magari non.
non dà un colpo d'occhio migliore, secondo me è meglio quello, ma secondo me. Poi, per quanto riguarda i primi, io preferisco questo rispetto a questo, perché questo è meno grasso. Sai cosa mi ha detto lui prima? E io punto sulle zucchine perché a Guido mi piacciono tanto le verdure. Qua c'è una di zucca, eh? Sì, però c'è la... Quella è salsiccia, ma era piena di grasso. No, è buonissimo, è molto buono. Nello stesso tempo, anche qui, chiaramente, ci sono gli hamburger, è molto ricco come piatto. In questo caso però si separano le due cose, mentre invece qua c'è stato di nuovo un richiamo di zucchine che secondo me non va bene. È giusto. Alla fine, se ci sono già le zucchine qua, non c'è stata varietà. Come secondo direi questo, anche se comunque il fatto che ci siano le bruschette non mi dispiace, ma la bruschetta ci andava forse un po' di aglio. Comunque, a parità di giudizio, ho vinto io perché ho speso meno soldi. 4,60 euro. Amico, alla fine ha vinto. Minchia. Ma si sta mangiando la mia? Ragazzi, quella di Alice è spaziale. No, mamma mia, quanto è buona! Modestamente, caro. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa del che sei capace? La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta dall'eroe. La coppia che scoppia è un'esplosione. Il codice dentro il nostro cuore.